Salve a tutti e benvenuti a questo appuntamento giornaliero con Portafogli ETF. Vediamo oggi l'operatività per giovedì 22 di ottobre. Questi gli ETF tutti disponibili su Borsa Italiana che monitoriamo graficamente anche con l'aiuto della visualizzazione Aiquinashi. Quadro della giornata con alcune divergenze. Vediamo subito al tabellone Italia debole, meno 0,44%, mentre la Germania rafforza la positività con un più 0,83%. Esattamente a metà strada in questo momento l'indice americano che è poco oltre la parità. Non ci sono stati dei rilevanti dati macro che possano giustificare questa differenza tra Italia e Germania. Probabilmente va guardata la cosa andando a vedere un po' i settoriali dell'indice Eurostock per vedere quali sono stati i settori più o meno rappresentati sui due indici che oggi hanno fatto più debolezza o più forza. Fronte materie prime, il petrolio, sono arrivate le scorte settimanali che mostrano un ulteriore aumento delle stesse, più 8 milioni di barili rispetto alle attese che erano comunque di un incremento ma più contenuto, 3,75 milioni di barili. Proprio guardando i prezzi del petrolio, un calo, meno 2,05%, ma c'è da dire che per tutta la giornata c'è stata una debolezza del petrolio e l'uscita del dato nel primo pomeriggio non ha poi modificato la situazione più di tanto, perché, come detto, che ci fosse un aumento era un po' atteso dagli analisti e dagli investitori. Sulle altre materie prime, corn 0,40%, questo cambierà un po' la nostra operatività. E euro-dollaro praticamente fermo. Come detto, non ci sono grossissimi movimenti sugli indici azionari, si sta in una fase che continua ad essere di stabilizzazione sotto le resistenze, ma cominciamo a vedere dei segnali appunto di divergenza tra gli indici che potrebbero, e uso ovviamente il condizionale, essere un preludio ad un tentativo di ritracciamento magari un po' più esteso. Vedremo naturalmente, vediamo che cosa ci dicono le candele, iniziando dall'indice italiano. Eccolo qua, ETF MIB, quindi leva 1 sul nostro indice principale. Vedete, oggi a fronte di questo ritracciamento disegna una candela rossa con delle code. Non ancora una candela di trend, pensavo oggi potesse darci l'indice un po' più di indicazione, visto che il test della resistenza è stato fatto più volte, ma ancora evidentemente questa non è una situazione né da andare al rialzo, a mio avviso, né da iniziare a shortare perché il segnale non è ancora compiuto. E soprattutto anche perché gli altri due mercati, e in genere ricordiamoci che una certa correlazione c'è sempre, stanno proseguendo ancora al rialzo. Qua l'indice tedesco, vedete, la candela va praticamente a testare la possibile resistenza più lontana. Quindi ancora candela verde per il DAX, questo movimento rialzista di breve non può ancora dirsi concluso. Neanche per lo Standard & Poor's, andiamo a vedere che cosa succede alla candela odierna. Vedete sul nostro strumento, quello che possiamo dire è che al momento questa resistenza di 46,14 sembra assolutamente tenere. Oggi c'è stata in giornata un'escursione anche sopra, ma poi la chiusura è stata proprio sotto questa resistenza e disegna un potenziale hammer rovesciato che potrebbe essere preludio a qualche tentativo di ritracciamento un po' più profondo. Naturalmente vediamo, il segnale ancora non c'è, c'è ancora chiaramente una candela verde, per cui bene sempre non anticipare il segnale. Qua faccio notare che siamo vicini a una zona di percomprato e siamo vicini anche ad un potenziale incrocio delle medie mobili al rialzo dopo i bruschi affondi che ci sono stati tra agosto e settembre. Quindi in attesa per quanto riguarda gli indici che non danno di fatto delle rilevanti indicazioni anche nella giornata odierna, passerei alle materie prime iniziando dall'oro. Oggi l'oro fa un deciso ritracciamento, vedete lo strumento, questo è l'ETF XAD1 che segue l'oro al rialzo, produce un'altra candela rossa. Vediamo, possibile che sia una qualche stabilizzazione che possa durare qualche giornata, ma al momento, anche in questo caso, possiamo dire che al momento appunto le resistenze stanno tenendo. Qua abbiamo una posizione short sull'oro aperta da poco e vedete oggi fa una candela di stabilizzazione, ma comunque ancora verde, per cui possiamo mantenere questa posizione. Siamo entrati a 24,18, oggi chiusura 24,29,5. Sul corn invece andiamo a vedere che cosa è successo. Vedete qua, ieri avevo evidenziato che c'era un tentativo di supporto nelle ultime 2-3 giornate che sembrava abbastanza chiaro delle candele. Oggi questo supporto ha dato luogo ad un tentativo di rimbalzo per il corn. Chiaro, non è una grande candela, è una candela con una piccola estensione, ma
a mio avviso, visto che non ci sono grossi movimenti su questo strumento, per me è sufficiente per sospendere momentaneamente la nostra operatività ribassista. Questo è lo strumento, vedete oggi fa meno 0,96%. Manteniamo ancora un piccolo guadagno su questo strumento, un 1% con la chiusura odierna, però a fronte di questo primo segnale rosso di avvertimento, il suggerimento è di appunto chiudere domattina la posizione. Raccomando sempre di farlo intorno o dopo, preferibilmente le 9:30, una volta che ci sarà un po' più di liquidità sui mercati, quindi diciamo lo spread tra denaro e lettera diventa più adeguato alle regole, diciamo, di questo strumento quotato su Piazza Affari. Per finire il petrolio, vediamo il VT, che cosa è successo oggi. Vedete un ritracciamento di 1,40%, quindi un po' più contenuto rispetto al sottostante, almeno in questo momento, e prezzi che si stanno decisamente avvicinando ad un possibile livello di supporto. Questo equivale a quota 45 dollari al barile, più o meno per il VT. E come vi dicevo, oggi c'è stata una negatività non modificata sull'uscita dei dati, peraltro non certamente positivi. Per cui attendiamo, qua ci potrebbe essere qualche tentativo di reazione da questi livelli, perché chiaramente questo è un supporto che è stato testato già un paio di volte, più di un paio di volte, ed ha finora tenuto. Quindi aspettiamo, vediamo se da questi livelli ci sarà una qualche nuova operatività che eventualmente possiamo implementare. Quindi sommario, poche indicazioni ancora sugli indici. Vediamo una stabilizzazione sotto le resistenze con Stati Uniti e Germania che hanno testato pienamente una potenziale soglia di resistenza. Italia che sta mostrando in questa fase una debolezza un po' più sottolineata rispetto ai due competitor. Sulle materie prime chiudiamo l'operatività short sul corn, sperando di portare a casa qualche cosa, e manteniamo per il momento quella short sull'oro con lo strumento S-Bull. One Hour Trading, ricordo il sito specializzato nel fornire segnali operativi per costruire e gestire in autonomia un portafoglio fatto esclusivamente di ETF. La registrazione è gratuita, permette di ricevere analisi tecnica ogni settimana. E questi sono i miei contatti, sia mail che Skype. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio naturalmente per l'attenzione e ci vediamo domani per un nuovo appuntamento. A presto!